Sartre ha una visione che progressivamente acquisisce la dialettica, ma solo nei termini di un'analisi fenomenologica di alcuni, diciamo così, momenti di quadro storico. La massa infusione è un'esperienza che può essere letta dialetticamente, perché si produce da un negativo storico, lo contrasta e in quel momento dà uno svolgimento. Poi quello svolgimento è destinato a riassorbirsi. La presa della Bastiglia, una volta che poi hai istituzionalizzato questa cosa, si riassorbe. Questo, secondo me, vorrei... Tant'è che cosa gli piace del marxismo più di tutti a Sartre? Gli piace Mao. Gli piace Mao perché Mao dice che le contraddizioni non si risolvono mai definitivamente. Però questo mi fa pensare che la sua influenza mi fa pensare al modo in cui lui ha recepito Hegel. Cioè non Hegel della logica, che pensa che la dialettica è una struttura complessiva della realtà, ma legata alla fenomenologia. Questo va. Ecco, questo prima cosa che volevo dire. Legata alla fenomenologia è però invece quello che pensa alla, quello che appunto Sartre rifiuta, cioè la totalità dialettica, il mondo con un insieme di nessi dialettici. Questo è esattamente l'approdo del tempo. Cioè, mi pare anche le cose che dice il professor Finelli vadano in questa direzione. Il capitale è la totalità dei mesi. Ora, e mi pare molto efficace la proposta che lui ci ha formulato, che ci aiuta a leggere il presente, cioè ci aiuta a leggere la formazione di un'altra antropologia, come lui la definisce in un suo bellissimo libro recente, sostanzialmente atonale, immersa in un costante presente priva di profondità. Questo tutto è importante e condivisibile. Quello che però, diciamo così, io vorrei chiedergli è questo. Lui ci ha aiutato a vedere come, in che senso oggi Marx ci sia utile. Cioè, quello che ci è utile non è la contraddizione tra strutture e sovrastrutture. Cosa che vorrei dire, sto povero Marx dice una volta in tutta la sua vita e alla quale è stato, per così dire, impiccato. Ma è proprio il contrario, forse, di questa distinzione. Cioè il fatto che con la critica dell'economia politica lui ci fa vedere che l'economia è del tutto intramata di rapporti di potere, di rapporti politici che andrebbero messi dall'altra parte, no? Nella sola storia. Però quello che, su cui mi interrogo è questo. Ci ha detto che il capitale procede praticamente sussumendo di continuo, assorbendo, assimilando di continuo la materialità della vita, delle forme, a un livello formale, astratto. Ora, la domanda, e io questo lo vedo fin dal nucleo fondamentale dell'impalcatura del capitale, la teoria del valore lavoro, che si dice non è più utile, non serve più, perché poi c'è la teoria dei prezzi e questo lo sconfesserebbe. Ma lì il problema è individuare il meccanismo fondamentale. Il meccanismo fondamentale della società capitalistica è il fatto che quel flusso di vita che si lavora viene continuamente coartato da un dispositivo che tende a contrarlo alla dimensione della strada. Ora, a me pare che lui ci abbia descritto la fenomenologia contemporanea del capitalismo, che appunto va verso questa tonalità. Quello che invece gli vorrei domandare è se non gli pare che però questa non sia, cioè che tutto sommato nell'analisi di Marx, proprio perché
il lavoro in quanto tale, l'energia lavorativa continua a sussistere, esista, io non dico un residuo, ma quantomeno, diciamo così, un possibile punto di forza che appunto, come dire, tende a non essere in sé assorbito al capitale. Poi quello che decide sono i rapporti di forza esplicati dal valore lavoro, ma io credo che ci sia un livello del concreto che sarebbe, diciamo così, sbagliato vedere come del tutto schiantato nella dimensione dell'astratto, anche se bisogna dire che il punto a cui siamo arrivati è molto preoccupante. Cioè, davvero a volte si ha il sospetto che questo assorbimento vada verso l'integralismo, sostanzialmente. Però io credo che la dialettica sia ancora, il termine della mediazione possa essere ancora aperto, e sarebbe interessante tornare su quest'ultimo punto, che poi secondo me è il nodo attraverso il quale poi Marx può essere messo anche un po' al lavoro nella prassi odierna. Ecco. Don Berga ha parlato dell'umanesimo di Marx, l'umanesimo, il che vuol dire che, mi sembra, mi pare il collegamento, quando lei parlava che il lavoro dà l'emancipazione e determina nell'uomo una cosa molto importante, mi sembra che siano poi gli stessi valori che il cristianesimo porta. Il fatto che il capitale, come lei l'ha definito, che io lo condivido, che il capitale dice, insomma, prende una sua forma per conto suo, cammina per conto suo, ma perché è distaccato dal cuore dell'uomo. Quindi il problema che vedo io, dal mio punto di vista, è che l'uomo ha un cuore e che deve pensare, mentre chi pensa solo al capitale non si ricorda che è un essere umano. Quindi Marx comunque ha messo un dito su una piaga che esiste nella nostra società di oggi. Diciamo che non è il momento di provare a dire come io avvicino il capitale di Marx ad Hegel e nello stesso tempo lo allontano, perché la scienza della logica di Hegel, e non solo la scienza della logica, è costruita, come sappiamo, sulle funzioni categoriali dell'essere e del nulla, dell'affermazione e della negazione, che diventa negazione assoluta. Io credo che invece il capitale di Marx sia costruito sulla dialettica di astratto e concreto, che sono categorie profondamente diverse da quelle di essere e nulla, tanto che io ritengo che da questo punto di vista Hegel sia un pensatore metafisico, mentre Marx è qualcosa di diverso. Ma non ho il tempo di dire questo. Volevo rispondere a Basile chiamando in causa le mie gentili interlocutrici, nel senso che Basile dice, appunto, lui, come dire, secondo me avvicina troppo appunto Marx ad Hegel e compie una troppa rapida omologia tra il capitale e la scienza della logica. Comunque, quello che interessa è che lui ha affermato il fatto che c'è un concreto che può resistere, che resiste alla sussunzione nell'astratto. Quindi c'è un concreto che è in qualche modo, per principio, per potenza vitale, eccedente all'astrazione monetaria, finanziaria del capitale. Io posso essere d'accordo con questo, però contemporaneamente sto dicendo che noi dobbiamo dar vita a una nuova antropologia, a una nuova fondazione di questo concreto,
cioè di questa individualità radicata in che cosa? Radicata in che cosa che possa resistere all'astrazione? Allora, ci basta la teoria della libertà di Sartre per resistere all'astrazione e all'omologazione? Ci basta la teoria della coscienza di Sartre fondata sull'alternanza di essere nulla? Questa è una domanda, per dare un sostegno e una pienezza al concreto. Io credo di no, per cui accetto il discorso di Sartre come rivendicazione dell'esistenzialismo rispetto al marxismo omologante, ma dico che l'antropologia sartriana, a mio avviso, sta in una contestualità pre-psicanalitica che appunto definisce ancora come una teoria della coscienza, e con una teoria della coscienza noi non difendiamo il concreto. Alla cara Chiara Giorgi, che cos'è questa teoria dell'individuale concreto? Come la fondiamo? Con il femminismo? Benissimo, perché il femminismo ci ha insegnato molte cose, a partire dal sé, la cura dell'individuale, contro l'omologazione. Ma basta il femminismo, nella misura in cui il femminismo si è opposto a una lettura critica del capitalismo, a mio avviso? O basta il transindividuale del tuo amato Balibar, no? Perché tu giustamente mi puoi dire: io do una fondazione forte, no, all'individualità concreta, perché ho Balibar in parte francesi che mi dicono appunto che il soggetto è un soggetto in relazione, che è fatto di forme di vita che non possono essere ridotte all'omologazione, perché ogni soggetto è una molteplicità rizomatica di relazioni. Anche lì c'ho qualche perplessità rispetto, perché, come dire, a me invece è caro un discorso spinoziano-freudiano che dice: guardate, l'individuazione l'andiamo a cercare nel corpo, in un corpo storicamente condizionato, perché ciascun corpo nasce con una storia biologica psichica, ciascun corpo nasce, come diceva Spinoza, con una individuazione specifica di carattere materialistico, e forse è da lì che in qualche modo bisogna ripartire anche con la psicanalisi per dare un fondamento di nuovo materialismo a questo concreto, perché se noi gli diamo spessore al concreto, ovviamente non ce la facciamo, non ce la facciamo. E quindi dico, appunto, apriamo il marxismo e l'antropologia marxista a tutto quello che è venuto dopo, a partire dal pensiero della differenza, sicuramente la cultura francese. Però nello stesso tempo noi dobbiamo, come dire, operare, io credo, culturalmente e politicamente per un discorso che ponga fine al congedo dalla soggettività, il congedo dalla soggettività che ha caratterizzato la cultura degli ultimi 30 anni, e qui soprattutto di carattere francese. Abbiamo bisogno appunto di una teoria del soggettivo, di una teoria materialistica del soggettivo, che a mio avviso ci manca. Questo convegno si intitola 10.100.000 Marx, in riferimento, sì, alle interpretazioni che si possono dare di Marx. Il problema è che se fosse stato un convegno dedicato a Sartre, quei 10.100.000 sarebbero riferiti proprio allo stesso Sartre. Nel senso che, quando Luca prima parlavi della sua concezione di dialettica, non è assolutamente omogenea nel corso della sua lettura. Anche la sua fascinazione per il maoismo, immaginiamoci l'imbarazzo quando esce nell'80 L'Espoir Maintenant sul Nouvel Observateur, dove appunto lui si fa intervistare da un ex maoista, Pierre Victor, che ammette di essere invece un ebreo, Benny Levy, e nega tutto quello che ha sempre detto. Praticamente prende la critica della ragione dialettica e la butta via, dal motivo per cui Simone de Beauvoir e gli altri amici dell'età moderna hanno cercato, insomma, neanche di farle uscire quelle interviste.
E lì dal mio punto di vista ritorna invece a questa idea di trovare una soggettività concreta, non riesce a svilupparla perché ovviamente sono interviste, un'intervista molto breve, però parla di una fraternità oltre a quella del terrore della critica della ragione dialettica e ammette di aver immaginato un soggetto isolato nell'essere in nulla, cioè un soggetto che vive l'altro solo come un suo opposto, un suo contrasto, un doppio demoniaco, che è così anche in critica della ragione dialettica, l'altro è il controuomo. Lui invece si riferisce a un tipo di alterità diversa nell'Espoir Mantenan, dove appunto c'è una relazione originaria con l'altro, che lui addirittura riporta a un'idea quasi di famiglia, dice sono figli della stessa madre, opponendosi ai figli della violenza della guerra algerina. Quindi secondo me l'ultimo Sartre prova a fare questo salto, ha recuperato la psicanalisi nel frattempo, lo vediamo anche nel Flaubert, però probabilmente non è riuscito a teorizzarlo del tutto.